Ciao fans, nella prima parte di questo viaggio siamo partiti da casa in direzione Como e appena entrati in autostrada abbiamo visto il classico tamponamento da distrazione. Una volta arrivati a Como ci siamo incontrati con Matteo che ci aspettava da circa 45 minuti perché si sa che la puntualità è il nostro forte. Dopo esserci scusati per il ritardo siamo partiti insieme a lui in direzione Bellagio e abbiamo trascorso praticamente metà del video dal benzinaio cercando di far benzina, districandoci tra distributore che non accettava il bancomat, assenza di tagli piccoli per poter fare self-service e l'incredibile scoperta che c'era il bancomat a circa 3 metri dal distributore, cosa di cui non ci eravamo accorti. Dopo essere riusciti a far benzina, siamo ripartiti in direzione Bellagio, dove Luna ha fatto la gufata del secolo. Ovvero ha detto che dato che lì c'è stato il nostro primo appuntamento nel 2018, le sarebbe piaciuto tornare a cena per il secondo anniversario. E fu così che venne promulgata la legge «Io resto a casa». Dopo questa clamorosa gufata ci siamo diretti verso la Madonna del Ghisallo, dove sinceramente pensavo il paesaggio fosse migliore. Dopo una breve sosta siamo quindi ripartiti per scendere in direzione Lecco. È proprio qui, appena dopo aver superato la città di Lecco, che ci eravamo salutati. Vi lasciamo quindi con la seconda parte di questo viaggio. Buona visione. Bene fans, siamo arrivati alla strada che porta al culmine di San Pietro e oggi c'è veramente tanto traffico, è una gran rottura. Sì. Anche sul lungolago, vabbè che sul lungolago c'è sempre, però sbattimento. Poi c'è sempre l'omino con la panda che va a 20 all'ora. Sì certo, se tu vai a vedere all'apice del traffico c'è la panda. E lei è la generatrice di coda. Adesso c'è un trattore. Ma dove deve andare col trattore di domenica? Falla più larga. Boh. Ma perché per legge più uno è ingombrante e più deve stare largo. Allora investimi. Che ti ricordi quel commento? Mi ricordo. Prova tu a guidare una roba da 9 metri, infatti non la guido. Ma guarda cos'è. La brutale dragster. Guarda. Hanno rischiato, eh. No, ma bello. Vedo l'ombra e fa straridere. No, ma falso, ma fa straridere. Non è sexy. È bellissimo. Occhio che ci sono i vigili. Eins, vai, polizai. Guarda che rotonda con la fontana. C'era la festa del paese? Non so proprio di sì. No, ma dai, è parcheggiato bene comunque. Addirittura i pullman sono venuti giù. Chi c'era? Gigi Dag? Oh, qua dovrebbe iniziare la bella strada di montagna. Senza le persone che rompono i c***oni. Tranne questi due qua che sono in mezzo a piedi. Partiamo bene. No, ma bella questa strada. Larga, bell'asfalto, tutto a posto. Sembra la salita per andare al passo del Maniva, ti ricordi sì. Che cos'era? Mamma mia che strada. Però ci sono le castagne. Sì, Guarda qua tutti i ricci spiaccicati. Vorrei superarli ma non... non riesco. Che stretta. Ma è stretta ed è piena di curve appiccicate, quindi non riesco a vedere. Dammi solo un minuto. Soffio di fiato. Un attimo ancora. Molto bene. Ulla. Sì, ciao. Guarda qua che c'è su una Triumph. È una come la sua, è una Street. Un RS nuova. Qua ci sta la proverbiale toccatina di c***oni. Sì, esatto. Aspetta che non riesco da una toccatina. Ok, fatto, mi sento meglio. Culo oggi. Perché ieri. Dai. Ma che bel sole. Ma che carino il paesaggio. Mi sa che qua, non è quello che si vede dalle foto? Questo. Ah sì, qua c'è il cartello. Siamo arrivati in cima al passo culmine di San Pietro, 1258 metri. Strada del cavolo. Ma tutto bene. Qua sotto c'è il posto dove c'eravamo nascosti. Qua. Quanto siamo bagnati da 1 a 10? Bagnatissimo.
situazione è questa. La merda. Suona. Oggi era il giorno che davamo più bello. Occhio, occhio, occhio sta curva, te ne ha avvallata. C***a. Pretenza ignorante? No, ma è perché se dovete superarmi... Adesso controllo, brava, che hai usato il freno dietro, brava. Entri meglio in curva, perché la bilanci. Questo pezzo qua è divertente. Ah, che pezzo entusiasmante. Adesso siamo arrivati a Brembilla, dove lo scorso anno ci siamo fermati ad asciugarci perché eravamo fradici. Qua c'è veramente tanta umidità, secondo me è proprio una zona di bagnato. Vuole? Ma tutto bene? Perché? Che vuoi? Boh. Ma chi è Luna? Ma quella dietro di te, che era un c***oni. Cos'è che ha fatto? Ma non lo so, boh. Ma io non ho fatto un c***o. Aspetta che guardo se troviamo un benzinaio, perché non me lo dà sul navigatore. Ma tutto bene? Ma cos'è che faceva? Non ho capito. Ma non ho capito, ma nemmeno io ho capito. Cosa voleva? Non ho idea. Boh. È passato per la testa? Sì. Boh, non ho capito. No, il più vicino è lontano. Molto bene. Ecco, offline riprova, ma c***a. È che non riesco a togliere il guanto, c***o. Sarà su questa strada, eh? No, è più avanti. No, devi arrivare alla statale. No, ce l'ho fatta. Ok, ce l'ho fatta. Adesso devo riuscire a rimettermi il guanto. Non è facile, eh? Lo so. Non ce l'ho fatta. Incredibile. Potrei farmi anche il caffè mentre guido sta moto. Ormai sono talmente tanto in confidenza che potrei farci qualunque cosa. Anche un amplesso. Un amplesso. Ah! Sì! Ah! Così. Guarda qua che pinnacolo. Sì. Sembra quello dell'Iso Run. Anzi no, dell'Iso Hard. Iso Hard. Iso Hard. Iso Hard. Trovato. P. I P purra. Facciamo una strada nuova per andare a Valcava. Ma che c'è il tramonto? Guarda che tramonto spettacolare, wow. Tutto rosso. Mancano 20 km Valcava. Vabbè, andiamo su. Se riusciamo a beccare il sole prima che scenda, ma non credo. Dai che voglio vedermi il tramonto da là, che è una ficata. Sì. Dai che ce la facciamo, c***o. Oddio, ma dice che manca 27 minuti. Come 27 minuti? Così dice. Bella però sta strada. Sì. A parte l'asfalto in qualche punto. Mi ha sorpassato in salita. Cosa? Mi ha sorpassato Matteo. Guidare con il tramonto è fico, eh? Guarda qua che bello. Sì. Fanto, stiamo facendo una corsa contro il tempo, contro madre natura. Vogliamo andare a vedere Valcava al tramonto. Ma boh, non so se ce la facciamo. Che bagarre, ragazzi! Dica, la strada migliore della giornata. Dai, ci siamo quasi. Dice 19 minuti, mi sembrano. Come? Mi sembrano un po' eccessivi. Ci sei, patata? Sì, sì. Ah, ora qua. Bene fans, siamo arrivati all'inizio della salita di Valcava. Speriamo di arrivare su in tempo per vedere il tramonto. Anche se mi sa che il sole è già andato.
Ci siamo quasi? Luna? Ci sono. No, il sole mi sa che è andato. Cazzo. Che palle. Tornante. Indicazioni zero proprio. Ci siamo, vediamo. Vediamo se ce l'abbiamo fatta. Dai, un minimo c'è. Sì, non è ancora tramontato. Adesso ci spariamo delle foto devastanti col Mavic. Ce l'abbiamo fatta arrivare prima del tramonto. Sì. Mega che freddo. Facciamo un volo col drone a Valcava? Andiamo, facciamolo. Facciamo una foto col bidone. Ciao fans. Abbiamo fatto volare il drone al tramonto. È sempre più tardi. Matteo stasera dormirà sul divano. E vabbè, a posto così. Se non ha cambiato la serratura. Guarda che romantico con tutte le antennine. Sembra un albero di Natale. È vero, guarda le antenne con tutti i led. Ci verrà il cancro per essere stati qua probabilmente. Ripartiamo da Valcava. Se tiro giù la visiera a specchio non vedo nulla. Non vedo un c***o. Quindi andrò con la visiera alzata e prenderò tutti i moscerini in faccia. Devo andare davanti io? Tra l'altro piacevole la temperatura con la visiera alzata. Sì, seriamente, è freddo. Io non sento più i piedi. No, io li sento ancora. Oh c***o. Cosa è successo? Boh. Boh. Guarda là le montagne, che figo. Sì. Ma come facevo ad andare con il casco scodella a 14 anni? Sono da 40 all'ora, mi danno già fastidio gli occhi. Ma non ho capito la dinamica comunque di prima. C'era un sasso gigante in terra, però boh. Non vorrei che l'hanno preso in pieno, sono caduti. Ma che cazzo? Mi è arrivato addosso qualcosa? Sarà una farfallina. Ma era gigante, adesso ho chiuso la visiera. Anche oggi torniamo presto la prossima volta. Ma l'ultimo giorno... Cioè, speriamo che non sia l'ultimo giorno, però... Fans, è molto probabile che questo sia l'ultimo giro della stagione, perché inizia a far molto freddo. E o ci compriamo l'abbigliamento molto tecnico, o in tuta, anche con 28 strati di roba, fa troppo freddo. Ma freddo non lo sto soffrendo. Cioè, sì, non fa caldo. È più il fatto che non ci vedo. Ma so se vuoi fare della macchina, come le mosche seguono la luce. Ah, io c'ho la variante acceso. Dai, dei lampioni. Meno male. Un bivio. Lecco Milano. Lecca Milano. Cioè, Lecca Milano e sotto c'è scritto Colle del Sogno. Coincidenze? Io supererei anche, che per farlo devo alzare la visiera. Che era l'unica fonte di energia luminosa che avevamo. Ho capito, che mi stava sulle palle, andava pianissimo. Non c'è un bel minestrone a casa? Sì. Lo facciamo? Bello caldo che ci scalda le budella. C'è lo stop, eh? Sinistra. Mi fermo qua a controllare. Bene fan, siamo arrivati sulla statalona drittona. C'è un incidente più avanti, abbiamo dovuto cambiare strada. Direi che ci vediamo vicino a casa per i saluti, visto che qua sarà tutta una merda. Bene fans, anche questo giro in teoria breve è terminato. Abbiamo preso un sacco di freddo, però eravamo vestiti a strati tipo cipolla, quindi abbiamo resistito. Il nostro amico Matteo ci ha salutato, a uno svincolo. Quando noi abbiamo girato per Monza. E speriamo che sia arrivato a casa anche lui. Speriamo che non sia single da stasera. Cosa che potrebbe... Povero Matteo. Beh, effettivamente sono le 9 di sera praticamente. Bene fans, siamo arrivati in garage. Sono le 9 di sera. Speriamo che Matteo non sia single. Ho visto che ci ha mandato un messaggio con scritto grazie della splendida giornata. È la serata che mi preoccupava di più per lui. Adesso quando è che ci vediamo? Tra 2 settimane con un nuovo video. Ciao fans. Ciao fans. Ciao fans. Stiamo facendo pausa cibo. Panini con praticamente bresaola, ma è più pane che bresaola. Vabbè, per 5 euro non è che potevi pretendere. Vabbè, ho capito. Devo prendere pane a panificio uguale. Siamo al culmine di San Pietro. Ciao fans, siamo a Valcava.
ci sono 11 gradi, siamo qua al tramonto. Che romantico. C'è anche Matteo con noi. Terzo il covo per il romantico. Che bello. Il resto sta dronando in solitario, ovviamente, perché gli dà fastidio qualsiasi persona che lo guarda. Vabbè, comunque torneremo a casa prima o poi col buio, con le visiere nere. Ottimo.